Il confine tra arte e artigianato è molto sottile. A mio avviso, l'opera di artigianato nasce nel laboratorio da un sentimento, da un'emozione che prova l'artigiano e si completa nell'incontro con lo spettatore. Nel momento in cui lo spettatore percepisce quell'emozione, quella fantasia che lo scultore ha voluto immettere nel pezzo, diventa un'opera artistica. Le opere che ho portato oggi in visione rappresentano proprio questo stato d'animo. Questa mucchina, ad esempio, e la mucca col buco. Fa parte della collezione di mucche che da qualche anno creo e porto a Sant'Orso e che tanto incuriosisce l'osservatore, lo spettatore, in quanto ognuna diversa dall'altra, rappresenta una caratteristica peculiare umana. Questa è la mia mucca e rappresenta il trait d'union tra me stessa e la scultura, quello che è stato l'avvicinamento e il legame indissolubile che con essa si è creata. Questa mucchina, come vedete, ha un buco che nella parte anteriore è nera, nella parte posteriore diventa oro. Ad un certo punto della mia vita ho avvertito come un buco nello stomaco. È un buco che non si sapeva da che cosa poteva essere originato e come colmarlo. Ci ho provato con un vestito, con un dolcetto, con un viaggio, eppure quel buco rimaneva sempre lì, anzi sembrava diventare sempre più grande. In quel momento della mia vita ho frequentato un corso di scultura indetto dalla regione Valle d'Aosta e plasmando la materia, anche ostica, che è il legno, mi sono reso conto che il modo per colmare quel vuoto era scolpire.